www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Questo è l'ultimo briefing, non ce ne saranno più, almeno per questa attività. Allora, adesso ora noi ci iniziamo a posizionare, ci spostiamo e andiamo là pronti per partire, non appena ci daranno l'ok. La persona che coordinerà tutto qui sul posto è Nicolo Piave, che tra l'altro è il responsabile pure dell'area 6, quindi l'area 6 della Croce Rossa. Lui avrà il compito anche di fare lo speaker. Quindi spiegherà tutte le varie fasi dell'intervento, quello che faremo noi, quello che farà la Guardia di Finanza, quello che faranno i carabinieri. Questa è l'occasione buona affinché il maresciallo, se ha qualcosa da dire su come deve dire per l'uso dell'etilometro, come dicevamo stamattina, la divulgazione e tutto il resto, così lui come speaker lo dirà. La stessa cosa la Guardia di Finanza per il numero 117, come ci diceva stamattina il maresciallo, già gliel'abbiamo detto. I Vigili del Fuoco già lui sa bene cosa dire, perché non è la prima volta che lo facciamo. Quindi dopodiché i simulatori si andranno già a posizionare e noi partiremo. Adesso noi dobbiamo solo consegnare una radio a Misericordia, una radio alla Misericordia. Poi gli spieghiamo come funziona. Frequenza. È sul canale 20. Non lo vendo frequenza. Ok, ora facciamo la prova. Questo lo i Vigili del Fuoco partiranno prima, insomma, noi quindi abbiamo bisogno di arrivare alla Guardia di Finanza. Canale 20. L'altra, questa è l'antenna rotta, i carabinieri partono prima, quindi non hanno bisogno, allora arriveranno qua. I Vigili del Fuoco pure, e questo c'è no, uno. Polizia Municipale. Non avete voi, non so se vedete. Puoi aggiungere che può negare, no? Va bene. La comunicazione la darete allo speaker, cioè sarà lo speaker che dirà al momento in cui è arrivato. I carabinieri hanno già allertato tutte le varie forze, quindi lui dirà che voi avete già dato la comunicazione e quindi siamo a posto. Il via uno per uno chi lo dà? Da là ve li diamo noi, gli altri partiranno, voi partite tutti davanti a noi, quindi prima partiranno i carabinieri, dopo partiranno i Vigili del Fuoco che metteranno la zona di sicurezza e poi partirete voi. Allora noi partiremo. Dopodiché per arriviamo noi. Ma quindi loro allora perché loro partono. Partono loro, quindi allora il via glielo diamo loro. Non ti serve manco la no, non arrivo. Non vi serve. Quando la possiamo dare allora che fanno le chiamate. Ok, arriviamo per finire i carabinieri, dammi la scaletta, solo la scaletta mi deve sapere. No, questa è già la scaletta. Ok, la rispettate? Perché non arriva i carabinieri? Chi c'è dalle chiavi alla 09? Dove preferite che non ci dobbiamo spostare? Ora diciamo tutti i mezzi. Abbiamo finito qua? Non sei con noi, Laura? No, io non
Allora, dopo aver fatto... Solo per i mezzi di soccorso. Al momento in cui i mezzi di soccorso arrivano, allora, la pattuglia dei carabinieri... Dov'è il maresciallo? Quella con... Comunque comunque non c'è bisogno di fare la scena dell'ubriaco, l'abbiamo, lo possiamo mettere. Scusate. Dopo. Maresciallo, me lo poteva dire che non c'era bisogno che io portavo il mio collega per fare l'ubriaco. L'abbiamo. Piazza un po'. Siamo organizzati bene. È andato via. Ancora su porta. Non c'è bisogno che lo facciamo, lo simuliamo, l'abbiamo preso, non ci raccontiamo niente. Non c'è bisogno. Andrea. Abbiamo il Nicolo Piave, delegato provinciale Area 6 della Croce Rossa Italiana, nonché facente parte dello staff di presidenza del comitato provinciale di Caltanissetta Croce Rossa. Ecco, pochi minuti all'inizio della simulazione dell'evento organizzato dalla Croce Rossa Italiana qui in questo piazzale Moncibello, ecco, ci dica la sua proprio all'inizio di questa simulazione. Ma la simulazione rientra in un quadro di attività che la Croce Rossa Comitato Provinciale di Caltanissetta sta portando avanti su tutti i gruppi che sono presenti in provincia, quindi Caltanissetta, Sommatino, Resuttano e restava ecco, Busso Medico. Quindi oggi con il delegato locale, il dottor Valerio Frangiamore, abbiamo deciso di fare questa simulazione che ha anche delle valenze, delle tematiche didattiche, perché ovviamente oltre che mettere in campo quali sono le forze della Croce Rossa, nonché tutte le altre forze dell'ordine, quindi le loro capacità e le loro competenze, serve anche per la cittadinanza per far capire la difficoltà nell'utilizzo di determinati strumenti e soprattutto strumenti di intervento e la capacità operativa della Croce Rossa che ha diciamo in questi casi. Oltre questo serve anche per sensibilizzare la popolazione contro l'utilizzo di droghe e alcol che saranno poi la causa dell'incidente che oggi andremo a simulare. Oggi è l'occasione per levare nello va bene, ogni persona è così. Mi ha promesso che se lo porta e per una settimana voi venite a Flore, è una settimana. Due settimane. A lei anche una domanda d'obbligo. Farete le multe? Penso che le multe non sono una soluzione a una manifestazione come quella di oggi. Oggi è una manifestazione che va al di là dell'attività istituzionale. È un modo per far capire ai giovani di oggi qual è il giusto comportamento da adottare durante la guida e soprattutto i rischi che si hanno durante l'uso, o meglio l'abuso, di sostanze stupefacenti e alcoliche, specie quando uno poi è intenzionato di mettersi alla guida di un'autovettura. Quindi formazione e informazione dunque. Formazione e informazione, certamente. Questo... www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.